anticipazioni uomini e donne, trono classico, polemiche su Marta. Secondo le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Trono Classico, durante la registrazione di domenica 4 febbraio 2018, del programma di Maria De Filippi si sono scatenate numerose polemiche su Marta. La corteggiatrice di Nicolò è tornata in studio per chiarire con il beltronista quanto accaduto in precedenza. Le sue giustificazioni non hanno convinto il ragazzo, ma lo hanno fatto arrabbiare ancor di più. Contro Marta si sono scagliati pure gli opinionisti del programma. Anticipazioni uomini e donne, Marta e Nicolò. Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne Trono Classico l'attenzione si è concentrata su Marta e Nicolò. Ad inizio puntata, infatti, il tronista ha avuto modo di parlare con l'ex corteggiatrice. Peccato che le cose non siano andate così come sperava proprio quest'ultima. Cosa è accaduto? Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato della puntata precedente con il chiarimento fra i due in camerino prima che Nicolò decidesse di cacciare la ragazza. Marta ha continuato a tempestare la redazione del programma di Canale 5 di chiamate assicurando che la segnalazione su di lei era un puro e semplice scherzo. Lo staff di Maria De Filippi ha quindi reinvitato in studio l'ex corteggiatrice affinché potesse chiarire la faccenda e mostrare degli screenshot pronti ad avvalorare la sua tesi. Cosa è accaduto dopo? Marta ha assicurato di aver passato una settimana piuttosto turbolenta. La ragazza ha continuato a dire che la segnalazione su di lei era uno scherzo di amici. Lei sapeva che c'era questa intenzione, ma non ha mai avvisato la redazione per segnalare questa eventualità. Nicolò ha quindi chiesto di contattare l'autore dello scherzo, ma la corteggiatrice si è rifiutata. La cosa ha insospettito anche gli opinionisti. Tutti hanno attaccato Marta, che ha continuato a ribadire la sua versione dei fatti. Marta e i messaggi sul cellulare. Fra mille litigi, con le corteggiatrici di Nicolò pronte ad attaccare la rivale e ad affondare il colpo, Maria De Filippi ha mostrato sulle dual alcuni messaggi di WhatsApp fra Marta ed il suo amico. Leggendo il tutto, però, Gianni Sperti, ormai esperto nel controllare il cellulare a corteggiatore e corteggiatrici, ha sottolineato come la conversazione, a suo avviso, fosse alquanto finta. Tina si è aggiunta al giudizio negativo e Nicolò ha concluso dicendo di non credere alla ragazza. Perché i suoi amici avrebbero dovuto fare questo scherzo? Perché queste persone, poi, non hanno voluto spiegare a tutti il loro intento lasciando così nei guai Marta? La vicenda si è conclusa con la nuova uscita di scena di Marta.